È Silver coming for you. Con gameplay, storie e review, la noia non c'è più. Dai, tuffati anche tu nel mondo di Sion. Salve a tutti cari amici e bentornati sul mio canale e benvenuti ovviamente se è la vostra prima volta. Come vi dico sempre in questi casi, sono il vostro Sion True Silver e anche oggi vi porto un nuovo video, penso il secondo e ultimo video di Silent Hill The Short Message, il titolo che è stato lasciato gratuitamente per penso un po' molti piattaforme, non lo so, io sto giocando su PlayStation 5 e che tratta tematiche molto importanti e anche molto delicate, bullismo e non vado avanti, tante cose. Quindi partiamo, sapete che stiamo giocando nei piani di Anita, questa ragazza comune, potremmo dire, che sta tra virgolette indagando sulla morte della sua amica Maya, appunto, quello che abbiamo scoperto, e ci è venuto da capire che probabilmente è morta anche l'altra amica che sta scrivendo via messaggio con noi, che è Amelie, che le assomiglia molto, sembrano due gemelle praticamente. Quindi, ecco qua la nostra presentazione che vi avevo letto anche ieri. Perfetto. Andiamo. Allora, ripartiamo da questo punto. Siamo in casa di Emily. Come vedete. Adesso tiriamo dritto di qua. E finiremo dentro la scuola, vi ricordate? Rigiochiamo questo punto. Ho fatto il salvataggio automatico, quindi partiamo da qui. Allora, ieri mi sono guardato un po' attorno, oggi andiamo abbastanza dritti, non perdiamo più di tanto tempo. Apri. Ed ecco, questo pezzo, ve lo ricordate, era il finale per arrivare al banco. Vedete che ci tirano addosso le cose. Vattene. E qua c'è il banco. Witch. Vedete, strega. Che abbiamo visto. A questo punto non sapevamo più come andare avanti, ma non mi ero girato per vedere Witch Locker. Praticamente l'armadietto della strega. What the hell? Get out, you freak! Slut! You're on to fucking leave. You're a freak! Cocky piece of shit! Dove siamo caduti? Nella garbage room? Ok, siamo rientrati a scuola. Penso che dovremmo avanzare di qua. Shut your whore mouth! Pesantino, Apri. Guardate com'è psichedelico, tutte le parole diventano rosse. Il rosso è un colore molto forte. Cioè, penso che voglia essere stato disturbante apposta questa parte. Per rappresentare cosa può esserci nella mente di una persona. Ok, siamo tornati a scuola. Cascaterra di continuo. Però prima avete visto che aveva due stivaletti. Adesso ha dei jeans. Può essere una mia deduzione errata. Sta per tornare in mostro? Direi di sì. Sì. Però c'era una porta ma non l'ho presa. Thank you.
sono queste facce qua. Pesantino, eh. Siamo fuori. Dai, ottimo. Why are you chasing me? Not again. Not again. What did I do to deserve this? Maya. Scoprilo. Dimmi cosa devo scoprire e basta. Scoprilo. Ok. What the fuck am I supposed to find? Non possiamo esaminare, guardate qua. Ah, il disegno è andato avanti, avete visto? Però non possiamo esaminarlo. Qua? Neanche. Sì, adesso sì. I suoi disegni, i suoi schizzi. This guy looks familiar. They're hurt. Where are you going? Dobbiamo esaminare prima gli schizzi, probabilmente. Yeah, that's right. Amelie. What's that? Oh. You like what you see? Come closer then. Wait a sec. You two are from my class. Those glasses look good on you. Sorry, she's so cute. I couldn't help myself. Feel free to stop by anytime. You're always welcome. Maya only ever cared about Amelie. She didn't see me. I was invisible to her. Ok, come dicevamo, vedete che disegno è finito e lei ha disegnato Amelie qua. Vediamo qui. Da stamattina che mio umore non è un granché. Ho cercato di svagarmi con i graffiti, ma non era aggiornato. Sarà perché stamattina ho litigato con mamma? Probabilmente no. Non era la prima volta, lo so da un pezzo che abbiamo gusti diversi. Sarà perché i miei compagni di classe mi hanno preso in giro? Ne dubito, non mi conoscono, vogliono solo sfogarsi con qualcuno. E perché ho perso una persona speciale e la speranza che mi dava, giusto? Perché mi sento così? Non mi era mai successo. Potrebbe essere sia Amelie che praticamente Maya che scrive. Biblioteca. Library. So, I'm back at school. There's no beauty in any of this. Oh, sorry. I was just thinking about something. I borrowed that book you wanted. I finished it, so it's all yours. I wrote my impressions in a letter.
Read it when you get home, okay? Where was it? That book. Adesso cercheremo il libro un po' nella libreria, però facciamo prima tutti gli angoli. Qui c'è qualcosa. Looks like there's space for a book here. Wait, I think I know these. L'armadietto. No way. Qui dobbiamo uscire fuori e andare. Vedi che la porta è aperta. Che corridoio inquietante. Adesso mi aspetto che vada via la luce, quando siamo quasi alla fine. Tutto bene, Anita? Non hai più risposte, mi sono agitata. Stavo pensando a Maya. Lei non so se lo sai, ma a scuola veniva bullizzata. Lo so. Ma diceva che non le importava. Ora ho preferito non insistere. E poi era troppo tardi. Perché non ti ha detto niente prima di morire? Avrei potuto parlarmi. Forse non mi vedeva come un'amica. Era lei che vedeva più come un'amica, non noi. Però tutte quelle mani sulle pareti sono... non lo so, non vorrei dire cosa mi sembrano. Liar. Bugiarda. Witch, strega. Maya's locker. No, it's not here. It wasn't here before either. Vedi che gli hanno vandalizzato. E qui c'erano le foto di lei con Amelie. Qua? Amelie's locker. Quello di Amelie. Yes. E c'è il libro. It's just a novel. Quindi il libro lei l'ha restituito ad Amelie, non a noi. Lei aveva sia la foto con noi che la foto con Maya. Era amica di tutti e due, giustamente. My locker. Why is it locked? Is there something I don't want to see? Forse sì. Allora, dobbiamo cercare la combinazione. 3. 0. Qui c'è uno 0. Il 3 in alto, l'ho visto subito. 2, là, e 1. Ok, i numeri sono i primi 4 numeri, partendo dallo 0. Proviamo. Allora, sto provando diverse combinazioni, ragazzi. Ho dovuto mutare il microfono perché è partito un allarme violentissimo. Qui.
3 2 0 1 1 0, magari un conto alla rovescia. No, 3 1 0 2, neanche 3 2 0 1. Allora, con i 3 abbiamo provato un po' tutti. Come 0, 3, 1 e 2. Ecco, erano in ordine. Erano in ordine come partivano. Here it is. What's this letter? Was it inside the book? Remember when I said I wanted to live like a cherry blossom? To be beautiful and dignified for a fleeting moment, simply by letting go of life. Daring to bloom, knowing it won't last. And so falling in vivid color. I wish I could live like that. I want to experience true beauty, if only for a moment. I met someone who made me feel different. He showed me a whole new world, gave me hope. I honestly thought he could help me find a new me. I felt it with all my heart. But people didn't understand us. Didn't want that from us. In the end, they took my hope from me. They took him away. People who can't achieve beauty seek comfort in others. They fear anyone different, hate them, try to tear them down. I can't take much more of this. I wish you and I could run away together, Amelie. Just me and you. Ok. She was asking Amelie for help. But I just... Maya! You have everything! You're way more talented than me! So, why? Why take Amelie from me, who acted like I wasn't even there? Amelie is my friend! She's mine! I only wanted to take her down a bit. She was taking Amelie away from me. She wouldn't pay attention to me. How was I supposed to know she'd actually kill herself? Quindi è stata. Siamo stati noi che abbiamo dato inizio a tutto. Ecco la frase: è tutta colpa tua. It's all your fault. Scritta col sangue, oltretutto. È nuovamente un pezzo in cui dobbiamo scappare. Forte, avete visto che sono di effetto? Diamo il mio. Ci sono
Si ripete. Vediamo qua. Si ripete. Tiriamo dritto. Qua. Dietro. Qui. Che era dietro la porta non me l'aspettavo, sono sincero. No? 2:12. Ok, c'è la luce, c'è la luce, c'è la luce. Verso le luci. Apri. È difficile, gente. È molto difficile questa parte. Perché pare infinita. Pensavo di poter prendere la porta in pochissimo tempo, ma così non è. Ricordo che... I'm so sorry. Ora ti dispiace tanto, eh. Allora, non apprezzo questa scelta della prima persona. Stiamo attenti quando il telefono fa delle interferenze più forti. È dietro quella porta. Ci abbiamo quasi addosso. Vai. Ci abbiamo probabilmente dietro, eh. Non è il caso di girarci questo. Ecco ancora i luci, dobbiamo trovare la 2:12 per andare. Fa che sia l'ultimo inseguimento, questo perché non è che apprezzo particolarmente queste parti di gioco. Ok, ci andiamo indietro, vai. Terzo try. Non vorrei impelagarmi qui e non riuscire ad uscirne. O che proprio è parte del gioco morire. Are you here to punish me? Però effettivamente sto facendo tantissimi try. Ma ragazzi, è difficile. È veramente difficile capire come sopravvivere in questo punto. Ok, dietro quella porta. E adesso lo ricordiamo. Arriva. Vai, scappa. Che poi si teletrasporta avanti, avete capito? Poi l'inghippo.
andiamo avanti. Dietro quella porta c'è lei. Quindi cerchiamo un'altra strada. Ah, qui ci sono gli armadietti. Allora, vai, punta subito questa porta. Ragazzi, sto morendo e basta. Non capisco la strada che io debba fare. A meno che non dobbiamo morire, basta qua. Fino a quando lo spettro non sarà sazio di noi. Proviamo. E qualsiasi strada facciamo. Ragazzi, adesso io in preda alla disperazione sto morendo e basta, ma non so veramente come uscirne da questa situazione. No, dobbiamo superarlo. È fatto per essere superato questo pezzo. Però è dannatamente difficile, gente. Allora, lei va avanti, dietro quella porta. Questo qui è abbastanza corridoio, questa parte, come ben sapete. Apriamo questa porta. Ok. E lì dietro. Andiamo. Apriamo qua. Tiriamo dritto adesso. E dietro qua qua. Ed è lì. Andiamo, andiamo. 2.12, perfetto, ci sono le luci. Adesso dove ci sono gli armadietti, magari c'è sfuggita una porta in questa zona. Andiamo indietro, proviamo ad andare indietro. Se davanti non si va, andiamo indietro. C'erano gli armadietti che ci bloccavano la strada. Ragazzi, non so come procedere. Non parla più. No, dobbiamo superare, ma è impossibile superare questo pezzo. Cioè, sto buttando via tantissimo tempo di registrazione. Ma ovunque andiamo c'è lei. Non possiamo sconfiggerla. Probabilmente è l'ultimo inseguimento questo, ed è folle come inseguimento. Ma non so veramente come superarlo, credetemi. Cioè, il gioco ci mette troppo la prova. Prova 1, prova 2, prova 3, è la quinta volta che attestiamo. Cioè, è un po' troppo, gente. 5 volte.
Avrei ancora molto tempo di registrazione, lo sto buttando via tutto scappando, guarda. Stiamo girando sempre nello stesso punto. No, perché io vorrei vedere come va a finire. Sono sincero. Però... dietro la porta c'è lei. Quindi... io non ho mica capito i trigger di questo evento, eh. Sono sincero. Due 12, vai, senza paura. A meno che non dobbiamo trovare un punto dove si può girare intorno. Però sono tutti corridoi. Dobbiamo girare intorno per fare in modo che lei passi. Proviamo ad andare a non via gli armadietti, andiamo indietro di qua. Di qui. Allora, la strada cambia, avete visto? Forse ci siamo. La strada cambia. Ma ho capito solamente adesso, dobbiamo girare attorno a quella parte lì. Mi sono fermato stupidamente. Forse ce l'abbiamo, ragazzi, forse ce l'abbiamo. Porca miseria, quanto è difficile, veramente. Veramente difficilissimo. Allora, se noi passiamo quel punto lì, forse la freghiamo. Però è una cosa che notiamo dopo essere morti più e più volte, cioè. Ok. Dietro quella porta c'è lei, non è la 212. Ok. Allora. Ce l'abbiamo dietro, quindi dovrebbe essersi attivata la 212. Sì, 212, vai. Luci. Adesso, vediamo se abbiamo capito bene, eh. È tosto, però, tanto. Ok, dietro questa porta c'è lei. Giriamo. Vai. Passiamo di qua. Qui ci sono gli armadietti. Passiamo qui così. Ma anche no, non ti guardo. Le scale, le scale, le scale. Che fatica. Siamo tornati sul tetto. Maya, I finally get it. I know what you wanted me to find. Anita, what's up? I'm so sorry, Amelie. Maya died because I killed her. What are you talking about? You and Maya wrote letters to each other, right? Yeah, but then Maya jumped off the villa roof. Well, there
was supposed to be one. In the last book you had, too. What? That letter. That letter was a message for you. Why are you telling me this, Anita? I was jealous of Maya. I was afraid she'd take you away from me. My mom was right. I should never have been born. Ok, vedete, qui ancora il solito messaggio, rivolgiti a un medico, a un professionista, ecco qua. Oppure aiuta qualcuno, un gesto coraggioso può salvare una vita. Non ditemi che ricominciamo tutto da capo. No, basta. Però siamo già... Ma qua siamo noi che siamo morti. Fantastico. Even if I die, this doesn't end. How many times do I have to go through this? Scopri. Come posso farmi perdonare? Dimmelo, Maya, perché non mi dici niente? Cioè, qui è cambiato tutto, adesso saremo perennemente inseguiti dal mostro. Vediamo se di là c'è qualcosa. No, è tutto chiuso. Sì, ragazzi, io spero finisca vero. Cos'è, esame? 4 febbraio, mi sono diretta sul tetto della villa, non facevo che pensare a ragazze che si è tolta la vita l'anno scorso, in realtà qui sono uccise molte ragazze, tutte adolescenti in teoria, ora quel posto è un luogo famoso per suicidarsi, ho guardato giù dal tetto, mi sono resa conto delle altezze, pensavo che potessi cadere per colpa di una lieve brezza mi ha fatto venire vertigini, non avevo paura, che cosa mi passava per la testa? Saltavano per scappare da qualcosa o per raggiungere. Però non ci sono interferenze e possiamo leggere. È la voce di nostra madre, non provare ad uscire. Non voleva che uscissimo di casa. Guardate la luce. Nessuna speranza. Comunque ragazzi basta inseguimenti perché non ne reggerei un altro, eh. Trash room. Questo era l'appartamento di 307. Exit. No exit. Dobbiamo andare sul tetto e speriamo che sta agonia abbia finalmente fine. Il fenomeno Silent Hill. Il tasso di suicidi è aumentato in tutto il mondo, soprattutto a causa delle difficoltà generate dalla pandemia di Covid-19, un problema che molti paesi affrontano tuttora con grande incertezza. In molte zone questi tempi difficili hanno dato luogo a uno strano fenomeno. Chi lo subisce afferma di vedere una strana nebbia, anche nei giorni più limpidi, e poco dopo perde conoscenza. Questo particolare episodio è stato rinominato Fenomeno Silent Hill, dal nome di un evento semiaccaduto in una città degli Stati Uniti. Il primo a proporre la teoria che spiegasse il accaduto fu il dottor XXX, psicologo sociale presso la XXX University, non ci sono i nomi, che su argomento ha dichiarato quanto segue. Negli individui psicologicamente instabili, la nebbia è sinonimo di incertezza, illusioni sensoriali. In presenza di elevati livelli di stress, la visione può diventare offuscata o limitata, al punto da generare una fitta nebbia nel campo visivo dell'individuo. L'incertezza sociale e inquietudine di fronte al futuro si manifestano come una nebbia che c'è il confine tra realtà e illusione. Col passare del tempo si osservano sempre più casi del fenomeno Silent Hill.
In risposta, il dottore sollecita una ricostruzione immediata della società, unita a maggiori enfasi sull'assistenza psicologica e terapia per i giovani. Nessun futuro, nessuna uscita. No, no. Wait. Me and my mom lived here. This is our living room. Chiusa. Dobbiamo fare qualcosa qua dentro. 29 dicembre 2011. Ho finalmente perso ogni contatto con lui. Non lo rivedrò mai più. Pensavo potessimo vivere per sempre felici e contenti, ma era solo un sogno. Però non ho perso proprio tutto. Ho ancora i miei bambini. I miei angioletti mi illuminano la vita. Quindi abbiamo un fratello e una sorella. Questo è il diario di nostra madre. O è casa di Amelie questa? Si è aperta una porta. La pizza. Osserva. Quindi è casa di Amelie questa. 10 febbraio 2012. Oggi il mio nuovo compagno si è presentato con la pizza. Ai bambini serve assolutamente un papà, ma loro non riescono ancora ad accettarlo. Poi se n'è andato visibilmente infastidito. Spero che non mi detesti. Mia figlia mi ha fatto un disegno con la nostra famiglia. Siamo sorridenti e ci teniamo per mano. Sarebbe molto carino se avessi disegnato anche lui. Si rende conto che diventerà parte della famiglia. A differenza dei suoi coetanei, lei ha qualche problema. Sono certa che si riprenderà e diventerà come loro. So bene come si cresce una figlia. Sono una brava madre. Non come quella stronza insensibile che mi è cresciuta. Non trasmetterò ai miei figli odio e paura, per fortuna. Marzo 2012. Si è ripresentato con un sorriso stampato in faccia e una pizza tra le mani. Questa volta presa in un nuovo posto in cui sembrava entusiasta. Comunque mia figlia, la pizza ha fatto schifo. È molto pignola. Dovrei insegnare a mangiare anche cose che non le piacciono. Io da piccolo ero costretta a farlo, ma in fondo è giusto così. Oggi i bambini, 22 marzo, hanno perso le staffe di fronte a lui. Ero esausto per il lavoro e ha detto che voleva solo riposarsi. Ma fa stare tanto bene, ma io non riesco a ricambiare. Forse con loro non sono abbastanza severa. Per vivere felici lui è essenziale e voglio che loro lo capiscano. So che può sembrare crudele, ma per un po' gli tolgo la luce. Magari alla fine riusciranno a ritrovarla in lui. 12 aprile. Mi ha detto che i colpi sulla porta e il ripostiglio gli impedivano di rilassarsi come si deve. Se riuscissero a stare buoni per un po' non ci sarebbe alcun problema. Cos'hanno che non va? Oramai passa troppo raramente. Se non faccio qualcosa potrei non rivederlo mai più. Aveva chiuso i bambini in ripostiglio. Madre dell'anno, eh? Qui il disegno. Sto rinunciando alla mia vita per te. Trash room. Ah, ancora stanza con tutte le immondizie. Guardate com'è ridotta la casa. Sembra più grande anche, come casa, come mobili. Cosa c'è qui? Signora Krista Planhert, nonostante i reiterati tentativi di contattare, non abbiamo mai ricevuto risposta. Ne deduciamo che non ha alcuna intenzione per rimedio al problema e comunichiamo quindi che è in violazione dell'articolo 1631, sezione 2 del Codice Civile della Germania. Di conseguenza la Corte Federale ci ha incaricato di negare la custodia dei figli. In caso di obiezione preghiamo di contattarci al più presto. Frank Fischer, Centro d'Assistenza dell'Infanzia di Kettestadt. Chiudeva nel ripostiglio, ragazzi. Questa porta non si apre. Non c'è nessun nuovo diario. Come? Non osare uscire all'esterno.
Stiamo diventando piccole, da quel che sembra. Vedete? Ok, questo è quello che abbiamo letto prima. Non so come uscire, ragazzi. Siamo bloccati qua dentro. Possiamo specchiarci, no? Qua dietro possiamo andare a spiare. No. Questo è quello che abbiamo letto prima. Nel dubbio, nella disperazione, ma di non saper cosa fare, lo facciamo, ma... Come vedete, che ci sia qualcosa che ci è scappato. La madre probabilmente si era messa a bere, vedete la condizione in cui era. Forse la garbage room, lì dove ha buttato in bagno tutta l'immondizia, potremmo vedere qualcosa qua. No. Non so come andare avanti, gente. Ufficiale. Stiamo perdendo tempo. Possiamo leggere quello... C'è forse qualche disegno che possiamo vedere qua? No, non possiamo interagire assolutamente con nulla. Cioè, adesso, rendere così difficile il gioco alla fine e bloccarci in questa maniera è allucinante. Cosa dobbiamo fare per proseguire? Non capisco. Ovviamente, ragazzi, vi avverto subito che il gioco avrà dei tagli, il video avrà dei tagli, perché per capire cosa io debba fare dovrò tagliare, perché sennò ridivento una noia incredibile. Ah, finalmente. Ora che ci incontriamo fuori casa, le cose sembrano andare meglio. 9 maggio. Ero preoccupata per i bambini. Ora ho comprato loro dei libri e dei giocattoli. Almeno così avranno qualcosa da fare, no? Ultimamente esco così spesso che in casa c'è parecchia confusione. Dovrei mettermi a riordinare, ma quando rientro non ho mai le forze. 25 maggio. Sono stata contattata dai servizi sociali. Sicuramente qualche condominio che non riesce a farsi i cazzi suoi. Ma ho sentito qualcuno che voglia... Qualcuno piange nel mio appartamento. Ma che cosa vogliono? È da un po' che non mi chiama. Era destinata a rimanere sola. Sono tutti in giro a divertirsi, mentre io mi faccio il per crescere dei figli. Perché devo essere io quella sbagliata? Senza dei figli tra le scatole, questo avrei potuto programmare le ferie con gli amici. Il 15 luglio. Sono passati altri 2 mesi. Due mesi. Non mi importa più di nulla. Oramai mi sembra di arrancare. So che cosa c'è nel ripostiglio, ma non riesco a guardarci dentro. Voglio solo essere felice, così grave non ce la faccio più. Sentiamo piangere dal ripostiglio. Stop. Si apre. Ah, aveva disegnato un buco nel ripostiglio, Amelie. Trovato il corpo di un bimbo nel frigorifero, madre arrestata, 4 agosto 2012. Il corpo di un bimbo è stato trovato quest'oggi nel frigorifero di un'abitazione appartenente a una madre di 41 anni. La donna è stata arrestata dalle autorità locali per occultamento di cadavere. La donna afferma di aver rinchiuso il figlio nel ripostiglio per punizione e di averlo lasciato rinchiuso per più di un giorno. Il mattino seguente, dopo aver notato il corpo senza vita del figlio, ha quindi deciso di nasconderlo nel frigo. In queste ore gli investigatori stanno conducendo l'autopsia per determinare le cause della morte. Secondo le indagini, la figlia della donna si è presentata alla porta di un vicino per chiamare la polizia e denunciare la madre per abbandono di minore. Dopo aver raggiunto l'abitazione, le forze dell'ordine hanno rinvenuto il corpo del fratello nel frigorifero. L'arresto della madre è avvenuto dopo la sua confessione. More. You're a burden.
curse. You always said you'd be better off without me. You're not my daughter. You're burden. A curse for my mother. You're wrong, Mom. I am your daughter. And just like you, I'm cursed. Why am I seeing this room here in the villa? I tried so hard to forget this place. Ok, quindi era nostro fratello, ok. È un po' incasinato, hai tutto. Veramente tanto. Ecco il bambolotto dentro nel... Ok, uccidiamo. Vediamo cosa succede se moriamo. Gente, però, come facciamo a schivarla? I'm sorry, Mom. Ce l'abbiamo proprio davanti. Quindi è il fantasma di nostra madre. Avete visto che ci sono le risate, è tutta colpa tua. Quindi è il mostro, è nostra madre che vediamo. You're into art, right? You could audit an art class. Capisce nulla. Speravo che fossero finiti questi inseguimenti. 2.12. No, ragazzi, è troppo difficile. Veramente. Ancora questa. Ci avevamo dietro. Non so, non capisco dove andare. Quanto è difficile. Queste parti sono di una difficoltà incredibile. Non so veramente come uscirne, ragazzi. È troppo incasinato. È troppo incasinato, veramente. Si fa troppa fatica. Allora, signori, probabilmente questa è la fuga finale, non lo so. Sta diventando una vera agonia questo gioco, veramente. Io non uscirei all'esterno perché ho registrato veramente tanto, quindi lasciamo un finale qua, chiedendovi, come sempre, se vi è piaciuto questo episodio. Mi dispiace che sia così pixeloso qua, ma è la parte di gioco che è così.
vi chiedo di lasciare come sempre un pollice su, un like per esprimere gradimento. Oppure vi chiedo come sempre di iscrivervi al canale. Proveremo nel prossimo episodio, per quanto corto possa essere, a finire questo titolo con i trai, trai, trai e trai. Ci troveremo a combattere contro il fantasma di nostra madre, con quello che abbiamo scoperto qua, e cercheremo di scappare. Avrò un'altra ora a tempo di registrazione, magari ce la faremo. Magari, proviamo. Vi lascio anche in descrizione, ragazzi, tutti i miei social. Ammetto di essere abbastanza esasperato dalla meccanica di gioco di questo Silent Hill, ma detesto profondamente la prima persona qua, e io devo chiudere assolutamente il video perché sono a termine di tempo. Quindi vi lascio tutti i miei social in descrizione, come vi ho detto prima, e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Ciao ciao a tutti. PlayStation.